Alleluia. 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 Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Cari fratelli e sorelle, da stasera inauguriamo un percorso miletico che ci porterà ad approfondire maggiormente il mistero della Santissima Trinità, che è la solennità che celebriamo questa domenica. Il mistero, dicevo, principale della nostra fede, dicevo in apertura di Eucaristia, il mistero che ci fa scoprire chi Dio è, anzi come Dio è, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi tre persone in un'unica natura che vivono in comunione di amore, quindi di relazione. Cerchiamo però in questo percorso, per non esaurire tutte le cartucce qui e adesso, di accompagnare innanzitutto la liturgia della parola odierna, che esordisce con il primo dei tre discorsi di Mosè che ritroviamo nel libro del Deuteronomio, che è considerato una sorta di seconda legge, perché in questo libro Mosè fissa un po' quelle che sono le norme comportamentali, relazionali, all'interno di un popolo che ha la caratteristica di essere il popolo eletto. Mi sembra anche che l'elezione sia il tema ridondante nel Salmo responsoriale, beato il popolo scelto, quindi l'elezione, da chi? Dal Signore. Capiamo e scopriamo subito, quindi, di conseguenza, che è nella unicità della natura del Dio uno e trino che si situa anche l'unicità, l'esclusività, la bellezza, la grandezza unica di questo amore che Dio ha per il suo popolo eletto, per il suo popolo scelto, Israele, che a partire dall'evento dell'incarnazione del Verbo, attraverso il battesimo che il popolo di Dio riceve, diventa il nuovo Israele nella Chiesa cattolica, una santa e apostolica. Questo allora ci fa capire, ci fa scoprire come al centro della Trinità ci sia un amore unico, un amore speciale, un amore infinito nel caso di Dio, che proprio da questa grandezza infinita riesce poi ad uscire anche fuori di sé per proiettarsi nella fecondità creativa, ogni amore vero, oltre che essere fedele, anche fecondo, e che ha voluto con ordine cosmico tutte le cose create. All'interno di queste cose create nel cosmo c'è l'uomo che rappresenta un po' un microcosmo nel cosmo per quella che è la complessità, la completezza e la bellezza della sua natura materiale e spirituale, corporale e soprannaturale. Poi, nella seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, che è la seconda lettura oggi, che cosa scopriamo ancora? Dall'elezione all'adozione, un termine che San Paolo prende in prestito non dalla tradizione ebraica questa volta, ma dal diritto romano. Dal diritto romano, perché l'adozione è un termine giuridico che si utilizza anche oggi quando una famiglia, un uomo e una donna vogliono prendere a cuore, a carico un bambino che non appartiene loro per vincoli di sangue, che quindi lo adottano. E questa adozione, che riguarda come attore Dio, noi siamo i convenuti, continuando a parafrasare il lessico giuridico, ci rende anche eredi di Dio. Quando si viene adottati si è anche eredi, come i figli naturali, no? Naturalmente all'interno di una famiglia, però come ogni eredità si assumono anche i debiti, e questo debito, sempre San Paolo dice, completo nella mia carne quello che rimane alle sofferenze di Cristo, è la croce che ognuno di noi porta. Quindi, vedete, sviluppando questo nostro pensiero a proposito della Trinità, vediamo l'unicità, l'amore,
la relazione, l'amore supererogatorio che sfocia nella adozione, quindi nell'acquisizione nostra all'interno di un consorzio divino, l'eredità che è il regno dei cieli, e arriviamo finalmente al Vangelo secondo Matteo. Tra l'altro qui San Paolo ci parla anche della grazia preveniente, la teologia sviluppa anche da alcuni concetti, frasi bibliche, no? Quelli che sono poi i contenuti che la riguardano, e dove si dice tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio, è la grazia preveniente. Nella teologia morale e della grazia, questo è uno dei passi biblici di riferimento per capire come Dio ci precede sempre, Dio ci guida, Dio ci illumina anche nell'atto di fede. Se non ci fosse questa illuminazione che riceviamo da Dio, che è un atto d'amore, non potremmo andare molto lontano. E arrivando finalmente al Vangelo, che già avevamo introdotto, vediamo come gli 11 discepoli che vanno in Galilea, quindi siamo praticamente in una situazione post risurrezione di Gesù, videro e si prostrano davanti a Gesù, quindi riconoscono che cosa? La sua divinità. Gesù inoltre offre loro un mandato che si rifà sempre a questa azione supererogatoria di Dio e che fa capire loro che lo spirito che hanno ricevuto, il sacramento dell'ordine che hanno ricevuto nell'ultima cena, non deve essere acqua distillata che conservano per se stessi, ma deve poi proiettarsi al di là di se stessi nell'annuncio del Vangelo. E quindi Gesù dice: andate e annunciate a tutti i popoli il Vangelo. Quindi la portata universale di questa elezione può sembrare paradossale, no? Elezione universale, anziché essere qualcosa di esclusivo, è qualcosa di universale. Sì, perché tutti noi uomini siamo le creature uniche, amate dal Signore, di un amore speciale, anche più degli angeli, che in natura sono superiori a noi, essendo puri spiriti. Ma poi c'è questa nuova professione di fede nella Trinità, fornita dal Signore in persona, da Gesù in persona, il Verbo di Dio, il Logos di Dio, che dice: e battezzate, quindi la condivisione di questa appartenenza e di questo innesto nella vita divina intratrinitaria, perché Gesù dice: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se io battezzassi dicendo: io ti battezzo nel nome di Gesù, o come fece qualche suora in America Latina dicendo: e nel nome di San Giuseppe, era un cardinale che viene battezzato così ed è diventato cardinale, il battesimo non sarebbe valido. Il battesimo si fa sempre con la doppia aspersione, anzi la tripla aspersione o immersione, nel nome di ogni persona della Santissima Trinità, perché Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo. E poi questa missione dello Spirito Santo, che dopo l'ascensione di Gesù anima la vita della Chiesa. Domenica scorsa era appunto la Pentecoste, abbiamo esaltato lo Spirito Santo che rimane per accompagnare la vita della Chiesa. Io sono con voi fino alla fine del mondo, in attesa del ritorno glorioso di Gesù. Quindi c'è tutta una sorta di teofania, c'è tutta una professione di fede, un credo sulla Santissima Trinità, perché Gesù fa riferimento al Padre come colui che compie la missione del Padre, fa riferimento naturalmente a se stesso come risorto, quindi vittorioso sulla morte e sul peccato, e fa riferimento allo Spirito Santo come questo amore di Dio personificato che rimane con gli uomini, rimane con la Chiesa per guidarla, la grazia preveniente, ma anche animarla, santificarla, proteggerla, sostenerla nelle prove della vita all'interno della storia fino all'eternità. Quindi per oggi raccogliamo tutti questi elementi, avremo ancora modo, per chi ancora parteciperà all'Eucaristia domani, di elaborare e di approfondire altri elementi, ecco, magari più in chiave morale, esistenziale, se vogliamo. Oggi ci siamo fermati all'esegesi propriamente detta, con riferimento strettamente biblico, e nel nome della Trinità cerchiamo però anche noi di tradurre questo mistero nella nostra vita.
che nella relazione con gli altri, nell'amore verso gli altri, nella famiglia umana innanzitutto, papà, mamma e figli, trova la sua espressione più bella e anche più sacra e sostenibile. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.